È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici sportivi, amanti del bel calcio, un caloroso saluto da Walter Calligaris, pronto a raccontarvi le gesta di Crotone e Chievo, che si affronteranno a breve in un match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A. Inizia il match della 17ª giornata tra Crotone e Chievo. Calcio di punizione che il portiere Corrad sbatte lungo, la sponda di Budimir, poi messa fuori. Stojan! Subito Sorrentino in calcio d'angolo. Immediatamente protagonista Stefano Sorrentino, ne parlavamo un attimo fa. Mario Sampirisi, uno sguardo in mezzo, può partire il cross, la palla passa, c'è lo stop, poi il sinistro si gira, la palla sul fondo. Rodien può cercare l'incursione in mezzo, Rodien, la palla passa e Budimir la mette fuori. Questa è un'occasione clamorosa però, non lucidissimo Budimir. Lancio di Dainelli è assolutamente sballato, Budimir prova a cambiare passo, cerca l'assistenza di Rodien che a quel punto prova al destro, Sorrentino non ha difficoltà. Bastien perde il duello aereo, poi si accascia Mandragora, non c'è fallo per il direttore di gara, fischi del pubblico del Crotone, attenzione al break del Chievo, Birsa, c'è Gobbi, Birsa prova il sinistro, senza problemi Kordaz. Stojan la palla, passa e la traversa, attenzione, non è finita, Ajeti ancora la respinta, Ajeti ancora lì, Ajeti! E questa volta c'è il gol di Ante Budimir, ha fallito la prima, ha fallito la seconda, questa non poteva davvero sbagliarla. Dal via il cronometro ed inizia il secondo tempo di Crotone-Chievo. Ancora Budimir, nuovamente per Mario Sampirisi, pallone che passa in mezzo, buono il colpo di testa a liberare, Budimir cerca di prendere posizione, poi la palla resta lì, Mandragora libera il sinistro. Ancora lancio a scavalcare il calciatore, buona l'idea, Martella la mette in mezzo di prima, la palla passa per Trotta, buona la girata subito di prima di Marcello Trotta. Poi la palla che arriva fuori sempre per Mandragora, tocco sotto verso Budimir, lascia scorrere Budimir e Sorrentino dice di no. Grandissima occasione per il Crotone che ha avuto la pazienza di costruire l'azione giocata per giocata. Ancora la sfera lunga, poi il sinistro e questo è il primo tiro in porta del secondo tempo del Chievo. Budimir allarga ora sulla sinistra, ci prova il Crotone, attenzione al colpo col destro e palla che sfila di poco. Poi rimette dentro con il destro, non è male la giocata, il colpo di testa e Kordaz questa volta sì, deve metterci la mano, poi il sinistro, la palla rimane lì, Ajeti e c'è il gol del pareggio, sembra tutto fermo però, tutto fermo, annullato il gol di Roberto Inglese. Parte il cross, Gobbi la tiene lì, Gobbi la palla passa, attenzione, la palla rimane lì, Pucciarelli e palla fuori di niente. E il terrore sugli occhi di Mario Sampirisi la dice veramente lunga. Triplice fischio del signor Pairetto che decreta la fine del match e 1-0 Crotone, tre punti di importanza capitale. Chievo rimandato ancora una volta all'esame di trasferta, finisce 1-0 Alessio Scida, prima vittoria per i ragazzi di Zenga.